Ah! Maybe you are now live streaming on QTSS too. Non fa qui so much. Allora, Ma la dobbiamo lasciare sotto per tutto il tempo? Sì, è bellissima. Che poi dov'è? Ah, Perché io non lo so. continua in perte? Ah, ce la vai, va! Sì, è bellissima. Dov'è? Ah, entra dalla tua, ecco, non sono io. Ragazzi, scusate, è un momento di panico. Ah, salve a tu! Ah, sì, ragazzi, però vi dobbiamo. Ripartita la live tre volte. Fate For Honor. No, quello lo fa Ubisoft. Noi non possiamo fare. Aspetta, vi dobbiamo far sentire una cosa, aspetta. Le sentite le nostre voci molto più calde del solito, un po' accoglienti proprio. Abbiamo comprato due microfoni che vanno a 60 fotogrammi al secondo. Finalmente possiamo darvi la qualità che meritate. Ed è una cosa meravigliosa perché un frame rate così alto non si era mai sentito. No, assolutamente, cioè proprio i fotogrammi si sentono, cioè si sentono proprio lo scattare del lo sentite il fotogramma. Meglio della PlayStation 4 Pro, anche perché grazie a questi microfoni tutto sarà HDR. Cosa giocherete? Ma siamo nelle mani di Dio, chi può dirlo? Questa non è una live sui videogame, questa è una live nei videogame. Siamo in videogiochi. Allora, scusate, apriamo la roba del commento dei Sì, dettagli. chiudi quella brutta finestra ingombrante che rompe il cazzo, Ok, esatto. voci sexy. Ragazzi, provate Doorkeeper su Steam.
Ciao Nightbot. Cazzo se si sente il fotogramma. Certo che si sente il fotogramma. Cioè, se ci fate caso, adesso che abbiamo i microfoni da 60 fotogrammi al secondo, quando facciamo così con la mano, sembriamo coglioni. Beh, l'aereo è fantastico, fantastico. Adesso è spettacolare l'audio che abbiamo. L'abbiamo in studio, con bei microfononi. E abbiamo cambiato tutto il setup audio perché volevamo essere al top per voi. E ci è costato anche pochissimo. Sì. Porco Dio. Però adesso quando parliamo anche molto vicino, cioè non poppa. Non, e soprattutto avete la compressione in diretta. Ah, quindi possiamo urlare quanto vogliamo. Sapete cosa? Avevamo una scheda audio della Madonna prima e avevamo dei microfoni di merda. Però la scheda audio faceva botte con Windows 10. Allora abbiamo detto prendiamo una scheda audio così così e due microfoni della Madonna. Abbiamo speso uguale praticamente, giusto? Perché abbiamo speso uguale, però... Però, cioè io li attaccherei in live il microfono, così non capiscono secondo me. Tu dici? Gli facciamo riattacchiamo. Vi facciamo fare questo test. Perché questo non sono riuscito a donare per YouTube Money 2. Grazie! Però attenzione, perché potrebbe esserci la possibilità di per perché cioè se c'è uno YouTube Money 2, perché non deve esserci un La La Land 3? Il vincitore è No. YouTube Money. Un attimo. Sto parlando io adesso col microfono buono, ok? Io adesso spengo il microfono buono e sentirete i nostri microfoni vecchi. Ecco il microfono vecchio. Noi prima parlavamo con questo qui, però da questa distanza. Quindi questo era il suono delle vecchie live, diciamo. Questo è il suono delle nuove live. Così capite la differenza. Il primo che dice che i soldi di YouTube ce li spendiamo a puttane è puttana a sua volta. Un attimo che stacco il microfono. Semplicemente ci teniamo molto 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 alla qualità. Ci sentiamo bene a farvi sentire bene. Allora, Horizon non mi ha nulla per nulla impressionato. Sentiamo un po' di commenti su Horizon. Oh, oggi c'è il video su Horizon, ragazzuoli. Non ha senso avere un gioco perfetto che però non ha nulla da offrire di originale. Beh, in realtà non è vero che non ha nulla da offrire di originale. Ha un'ambientazione molto bella, il concept alla base è molto molto bello. Come meccaniche, l'abbiamo detto noi per primi, non c'è veramente un cazzo di che, però funziona tutto. Cioè ogni sua parte funziona. E se vogliamo, è quello che ci mancava. Perché quello che mancava non era un gioco originalissimo, mancava un gioco che funzionasse bene in tutte le sue parti. Eh sì, siamo rimasti molto soddisfatti da questo Horizon. No, non ci ha pagato nessuno, perché ogni volta nessuno che ha detto hanno pagato per The Last Guardian. C'è nessuno che ha detto vanno pagato per The Last Guardian. Che The Last Guardian? Perché sotto il video di Horizon vanno pagato per Horizon. Però nessuno ha detto ci hanno pagato per The Last Guardian. Giustamente. Che microfoni sono? Sono dei Rode NT1A e grazie della donazione questo ci aiuterà a comprare una nuova spugna per i microfoni perché serve sempre colorata. Vogliamo comprare le spugne? Che mo abbiamo le spugne nere. Magari compriamo delle spugne arancioni, qua dentro stanno benissimo secondo me. Ma quando esce For Dishonored? dobbiamo... Cioè, giovedì registrare? No, abbiamo già fatto qualche puntata, ma la vedrete molto in là, perché questa fine settimana abbiamo il corso, anzi se qualcuno del corso ci sta seguendo, ragazzi siamo molto eccitati, e noi partiamo venerdì sera saremo a Pisa, sabato mattina quindi saremo freschi. Intanto i moderatori si battibeccano, Prisca stai buona, stai buona picca, stai brava. Allora, dicevamo, stanno uscendo, guardate che cosa abbiamo qui, DSS aspetta la seconda puntata di YouTube Money 2, arriva anche questo è arrivato. Che non lo conosce nessuno, lo ripeto, perché ragazzi, non lo conosce nessuno. Quanti di voi sanno cos'è questo? Forza, andiamo. In quattro lo sapranno. Tu sottovaluti i lettori di manga là fuori. In quattro. No, Berserk è molto conosciuto.
Più knack, sei a malapena a metà gioco, ragazzi. Ah, a metà gioco. Ma io oggi lo stavo programmando, no? E vedevo che ne ha cagato fuori altri, quindi arriveranno gli altri, non vi preoccupate. Però mi sono rotto il cazzo io, mi sono rotto il cazzo. Oh, a loro piace, e anche a me mi diverte. Berserk e Berserk, Berserk fa e le botte, sì, Musou, sì, è lui. Ce ne stanno tanti che conoscono Berserk. Te l'avevo detto, cioè basta che pigli un nerd, lo conosce Berserk, non a caso, io lo conosco benissimo. Come si fa a non conoscere Berserk? Ma perché Redez non ha mai letto un fumetto in vita sua? No, ho letto quelli dove stanno le zizze, cioè praticamente la maggior parte. Solo gli hentai e Ratman. E Ratman. Beh, che Ratman. Non è. Ratman non è un manga. Non è un manga, però è un fumetto. Comunque, faremo. Io vorrei fare qualche altro video di For Honor commentato in quel modo. E non solo, volevo portare anche dei tutorial su come battere le classi che mi stanno sul cazzo. Cioè io ho delle classi su For Honor che quando le incontro online mi fanno il culo come un panettone, e allora mi sono messo a studiare quelle classi per fregarle, quindi farò dei tutorial stupidi su come non bestemmiare. Oh, oggi che siamo in tanti, perché il martedì ormai lo sapete, dalle 18 alle 19 cascasse il mondo, facciamo una live, adesso la stiamo facendo su YouTube e c'è sempre molta gente, molta più gente. Intanto ringraziamo le donazioni. Hype infinito per Pisa, ma quindi venerdì sera farete una cena con i vostri adorati studenti? No? No, anche perché noi non sappiamo a che ora arriviamo. Non sappiamo a che ora arriviamo e perché partiremo dopo lavoro. Partiremo dopo lavoro, sarà abbastanza devastante. E sabato sera saremo morti perché, e sarete morti pure voi. Sabato sarete sera morti. Non avrete modo di riprendervi per quante cose vi diremo. Only Mary, Sinergo, mi racconti una barzelletta. C'ho una barzelletta che io sto cercando di ricordarmi da giorni e giorni, perché l'ho sentita e ho detto ammazza, oh, se fai le barzellette a donazione questi iniziano a donare 50 euro a botta. No, il problema è che non me la ricordo. Giusto per scatenare il mio odio, non per far sentire la barzelletta. Il problema è che non me la ricordo, se no l'avrei già detta a gratis. Ma è bello il gioco di Berserk? Non lo so, ragazzi, io l'ho preso sulla fiducia perché so che ci sono le budella, il sangue e c'è Gatsu. Ed è incentrato sulla squadra dei Falchi. È incentrato sulla squadra dei Falchi, anche se mi pare di vedere anche la fottuta fatina di merda qui nel retro bottega. Sì, c'è la fottuta fatina di merda. Vabbè, errore di battitura. Alberto, grazie che ci saluti da Madrid. Però me lo leggo. Un saluto da Madrid, vi seguo sempre. Manca una U e un errore di battitura. E comunque sia, la cosa inquietante è solo che tu sia Alberto e non Alberta. Perché nell'altro caso uno avrebbe potuto anche bullarsi. Siamo sicuri che questa è veramente una live? Ah, giustamente, perché voi siete siete rimasti scottati dalla live magica con gli effetti speciali. Volevate, eh? Cinergo, hai visto Trainspotting 2? No, non mi incuriosisce neanche tanto. Il primo mi è piaciuto molto, però penso che non ci fosse bisogno di comunque dobbiamo ringraziarvi per come è andato YouTube Money. Dobbiamo ringraziarvi perché abbiamo scoperto la community più forte del mondo. Ce l'abbiamo noi, non c'è niente da fare. Ce l'abbiamo noi. C'è uno che chiede: avete provato Arma 3? No, ma io ho scritto un format che costringerà Redez a provarlo. Insieme a tanti altri giochi, quali anche The Last Guardian. Poi ne riparleremo. Filtro arancione. Che è il filtro arancione? Perché dico? Orange is the new black. Filtro arancione. Dov'è il filtro arancione? Non lo so. Forse abbiamo un colorito. No, è molto chiaro. Non lo so, non so perché sia arancione. Il ruolo dei gatti nei videogiochi è altalenante. Per esempio su gioco che penso debba ancora uscire un gameplay su Gravity Rush 2, no? Sì. O l'hai già programmato? No. Programmalo perché io ne sto facendo anche altri. Sì. Su Gravity Rush un gatto in un videogame ha un bel ruolo. Cioè è quasi lui il motivo per cui fai le cose fighe. L'esercito di QDSS, guarda, in effetti sì, avete fatto un macello ovunque, ragazzi, siete stati fortissimi, ma anche i commenti, stanno 4000 commenti, sono 99% sono strabelli, poi ci sono i commenti che criticano, senza dire perché. Avete speso 35.000 euro per questo schifo, è una merda! E va, però non dicono né perché è una merda e né si rendono conto che 35.000 euro sono stati tassati della metà e non si rendono conto che per girare un episodio di Camera Caffè ci vogliono 35.000 euro e quella è una sola inquadratura e 35.000 e euro dura 10 minuti e 35.000 euro costa solo la,
La scenografia. Cioè, questa gente non è stupida di più. Quindi abbiamo letto tutti i vostri gli occhi gonfi la sera, perché sono un tripudio. Sinergo, hai visto Split? Ragazzi, in settimana uscirà un video dove parlo di Split, La La Land, Doctor Strange e anche di... state come si chiama? Logan. Parlerò di tutti questi film in un solo video lunghissimo, perché so che sono le cose che mi chiedete continuamente, quindi mi sto mettendo sotto per scrivere questo video. Io non dico niente. Scusa, un attimo, un attimo. Faccio una cosa, Una riunione creativa brevissima, così. Ho immaginato tutto ad ogni modo. Non scrivete in caps lock, se no Ninguen si arrabbia. E il Nightbot dice: unitevi al nostro team speak. Non bestemmiate, non offendete. Cuoricino. Cioè Prisca c'ha questo sistema che è un po' come il bastone e la carota, no? Cioè lei entra così a gamba tesa, tutta carina, fa: ragazzi, gentilmente, non mi cacate il cazzo. È arrivato uno con Internet Explorer, perché ha commentato adesso: l'audio non cambia un cazzo. Credo che stia guardando un'altra live o sta sentendo da cellulare. Allora, se sentite da cellulare, non siamo noi, siete voi il problema. Se ascoltate i video con il cellulare senza neanche degnarvi di mettere due auricolari, non dovete pronunciare la parola audio. O se la pronunciate, poi lavatevi la bocca. Per favore, ragazzi, per favore. Allora, cosa ne pensate di Blues and Ballets? Bellissimo. Bellissimo. Capolavoro. No, io ho giocato il primo capitolo di Capolavoro. È bellissimo. A lui fa cacare. Ma a me è piaciuto veramente tanto. L'ho preferito tanto anche all'ultimo Sherlock Holmes, che l'ho reputato una merda, perché è pieno di minigiochi del cazzo di cui non ti frega nulla. Tu vorresti investigare e là ti fanno camminare sui pavimenti con quelle cose che cadono. Io una sto merda. Sbadigliando perché oggi abbiamo trottato. Come le cavallette trotterellanti. Sì, farete spettacolo in Nord Italia. Questa è una probabilità, così come la probabilità che porteremo in Nord Italia il nostro corso, visto e considerato che è andato veramente molto bene il corso. La prima data ha avuto tantissime adesioni. Full! Purtroppo abbiamo fatto full, sono rimaste fuori un paio di persone, però non ce la sentiamo di avere troppa gente insieme. Per diversi motivi, e uno di questi motivi è che siamo stati studenti e ci rendiamo conto che in una classe troppo grossa non si capisce un cazzo. E questa è la cosa più bella in assoluto che uno possa fare. Avete provato Nioh? Ho provato la demo e mi è bastata. A Pescara, oh, parliamo di Pescara, noi ci abitiamo vicino a Pescara, vorremmo farlo un Pescara Life, un Life Pescara, ci stiamo organizzando, ma è da tanto che ci stiamo organizzando su Pescara, non è da qualche giorno, così come vorremmo fare un corso a Pescara, perché siamo qui a casa praticamente. Fatico a leggere il labiale, perché? Ai Brawl, grazie della donazione, dai, fate For Honor, no, ma certo che lo facciamo, For Honor va fatto, e oggi... Oggi però giochiamo bene, con onore. Ma For Honor non dovrebbe uscire stasera. Cosa? Mi sa che l'ho messa stasera. Un gameplay? Non lo so, lo sai tu. Ragazzi, vedremo mai la fine di Knack. Ragazzi, no. Quando finisce lo vedete. Perché non la so neanche io la fine di Knack. So che è bello e si no. Mantiene su un bello standard il gioco. Ma secondo me è troppo lungo. Ah, stasera esce... Che dolore. Watch Dogs 2. In co-op? Stasera sono mazzate, non no. Mi scoppiano le orecchie, lo so. Giocate a For Honor, Sinergo, hai mai capito la citazione da quale gioco viene? Luci sono ovunque, e da dove deve venire? Da The Last of Us. Matteo, da studente fuori di sede, vengo dalla provincia di Chieti, mi fate sentire sempre a casa con perle nostre. Mitt la prima, Matteo, ormai è un marchio di fabbrica qui. La cosa di cui puoi andare anche abbastanza, venite in Veneto, ma volendo sì ragazzi, però si devono creare delle condizioni tali per cui venire non è un suicidio e due, non ci perdiamo 2000 euro. Questo deve succedere, perché a Roma abbiamo perso 2000 euro. 2000 euro? A testa. Cioè è stato un disastro Roma, cioè siete venuti... le persone che sono venute sono state fantastiche, a noi le abbiamo viste divertite e a noi è piaciuto fare lo spettacolo, ma ci abbiamo rimesso 2000 euro. 2000 euro!
Perché il teatro costa una barca di soldi. Cioè, un teatro un po' costa 14.000 euro, 12.000 euro, forza, che boiata è. Cioè, secondo loro, noi avremmo dovuto far pagare i biglietti 70 euro. Cosa che non vogliamo fare. Quindi puntavamo ad avere praticamente il super pienone, cosa che non c'è stata perché purtroppo i posti erano tantissimi. C'era Romix nello stesso periodo, c'erano altri spettacoli nello stesso periodo, la gente ha dovuto fare delle scelte. Ce la siamo presa in culo pesantemente, perché non puoi perdere 2.000 euro e tornare a casa così. Bella esperienza! Era a Roma e devo dire che è stato un peccato. Lo so, ragazzi, lo so. Avete provato Horizon sulla PlayStation 4 Pro? Sì, e devo dire la verità. Però l'avete viste le immagini con tutte la PlayStation 4 Pro praticamente. Devo dire la verità, è più sbalorditivo che sia così sulla 4 e non sulla 4 Pro. Cioè, sulla 4 Pro me l'aspettavo di vedere quell'impatto lì. Io sulla 4 non me lo aspettavo, perché sulla 4 la gran parte dei giochi che ci provo, quelli un po' più graficati, hanno sempre dei problemi di frame rate. Guerrilla ha fatto un miracolo, ragazzi. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Ragazzi, basta con venite, perché diciamo sempre verremo, cercheremo di venire un po' dappertutto, quindi ce la faremo. Grazie ai Brawl che dona un euro, tank, 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 tipo così, tipo la cassetta della Madonna, che metti una monetina e si accende la fiammella. Vi è arrivato Zelda, è un problema Zelda, perché dovrebbe arrivare venerdì. E noi dove stiamo? Venerdì in viaggio. Siamo in viaggio per venire in quella cazzo di Toscana di merda, perché fa schifo al cazzo la Toscana. Perché mi ha fatto ingrassare 2 kg la Toscana. Ci sono venuto in vacanza e ho mangiato come un porco. Bella, bella veramente, ragazzi. Oh, volevamo fare due chiacchiere. Volevamo fare due. Io non so quante persone siamo, ma saremo intorno ai 3.000, credo. Vediamo un po'. 3.003. Brava, ragazzi. Oh, 3.003. Cioè, siamo 300 in più di 3.000. Quasi 500 in meno di 4.004. Quasi 600 in più di 2008, è un bordello. E se ci aggiungessi 1550? 75 è la risposta, me l'ha insegnata la mia ragazza. 75 è come il pi greco, è la soluzione a tutto. Giorgio, grandi ragazzi per YouTube Money 2, attendo con non poca ansia il prossimo episodio. Il prossimo episodio sarà... Se il primo è stato... Il primo è... Il secondo invece si specializza. Si specializza, poi il terzo è... Sono strani, ragazzi. Ogni episodio c'ha il suo ritmo diverso. Sono come delle canzoni, hanno dei loro ritmi. Calmi, in Toscana dove? Andiamo a Pisa, ragazzi, a fare il corso. A Pisa, Pisa. Più che la live organizzata da YouTube. 42 è la risposta a tutto. 42, 50, 75 punti di riso. Puni? Puni? Cos'è puni? No, la risposta a tutto è 42. Grazie per aver risposto. Sì, figuri, Paolo Bonolis. 42 è la risposta a tutto. Cioè, proprio il film sembra che ci sia 42 il film. Quello con Jim Carrey, se non va, o 40, è il film con Jim Carrey, ragazzi, non mi ricordo bene. È un film dove c'è questo qui, che praticamente in base a un principio matematico crede che 42 sia la chiave del... Jim Carrey. Sì, sì, no, è bello il film, praticamente come funziona. Cioè, lui va a comprare il pane, no? Quanti chili, signore? 42. Sta scherzando, 42. Poi c'è Jim Carrey che va dal dottore, dopo aver postato le buste della spesa, fa: quante ernie ho, dottore? 42. Cioè, è un film fatto tutto così, sul 42. Ah, 23, no, 23. Numeri della lotta. Allora, giocare sulla ruota di Milano, 22, 23, 42, 75. Terno secco, ragazzi. Terno secco. Oh, se vincete non ve lo sapete un cazzo, si smezza. 50% a noi, e non ce le donate perché sennò ce le portate a manina. Allora, 23, 42 e 75 sulla ruota di Milano. Mi raccomando, non giocate più di 5 euro. Stato italiano. Ci facciamo prendere le leve qua, le nuove leve, gioca all'otto. Gente che gioca all'otto, che poi non ho capito perché cazzo si chiama lotto. Che vuol dire lotto? Per la libertà, per cosa? Lottomatica. Lotto per mille. E quando il cardinale si mette a giocare ad azzardo? Devo farci un video su tutto sbagliato. Che cos'è? Perché si chiama lotto? No, mo lo facciamo insieme il video su tutto sbagliato. Cioè, io ti propongo delle domande e tu mi rispondi. Perché ho delle domande esistenziali. Siete mitici, grazie Mr. Gamer. Mr. Gamer, dai che ragazzi, arrivano tra poco, arrivano anche le altre puntate. 43 era una guida galattica per autostoppisti. Che non ho visto, non ho letto neanche il libro, mea culpa, mea culpa, mea culpa.
guida galattica per autostoppisti me l'aveva dato un mio amico Fausto, però era non proprio legalissimo, tant'è che c'era scritto guida galattica DVD rip bla bla. ma sto parlando di molti molti anni fa. Vado ad aprire il file e si vedeva come il cazzo, quindi ho rinunciato a vederlo e da quel giorno ho deciso che mai più avrei accettato neanche da terze parti film piratati, perché io li voglio vedere bene. Brandon, il mio era solo un consiglio, ma se preferisci la cacofonia all'amore, di che cosa sta? All'armonia, ok, ok. Oddio, quando parliamo di numeri, poi tutti quanti scrivono numeri e diventa un macello. È legato agli affari di vendita tipo lotto numero uno, in questo caso un lotto di money. Ah, un lotto in quel caso. Ah. Tutti in campo con lotto. Ah, vabbè, ci faccio un video semplice, tutto sbagliato. 5 certo. Secondi, perché si chiama lotto? Perché è legata a un lotto di numeri. Il Bosco 1, come... Il Bosco 1... Cioè, ho sentito pure un'intervista del regista che dice che quell'uno era perché all'epoca erano tutti due film. Uno mi ha ricordato Christian Allen. Sì, cioè, dobbiamo dei Serayan. Grazie. Il Serayan. No, c'è un gruppo. I Serayan sono un gruppo. Cioè, lui, altra gente che poi non c'è stata più perché hanno giocato il gioco e hanno detto, vabbè, ma che cazzo stiamo. E sono andati via. Oh, siete stati fantastici. Siete stati proprio il motore che ha guidato la soddisfazione di quell'uomo a continuare. Noi merde, voi merde peggio di noi. Grazie ragazzi, grazie. Se, veramente, veramente. Se continuerà Epsilon sarà solo meglio per vostro. Ve lo immaginate Horizon su Nintendo Switch? Io me lo immagino meglio che su PlayStation, perché puoi immaginare meglio qualcosa che va a un frame al secondo. Nier Automata vi interessa? Uscirà un video sabato per parlare proprio di questo annoso problema dei troppi giochi fighi che stanno uscendo in questo periodo. Parliamoci chiaramente, ragazzi, ma quanti giochi stanno uscendo in questo periodo? Cioè noi non ce la facciamo, non ci stiamo più dietro. For Honor, Horizon, Verse, che poi abbiamo scoperto che esce Tekken fra pochissimo. Mi manda un messaggio lui di notte. Grazie Aro Jack, Ubisoft terrà in ostaggio la testa del cavaliere. Io secondo me non ce l'hanno più. Secondo me non ce l'hanno più. Ubisoft, posso fare un appello in live? Non si fanno i regali così. Non si fanno i regali così. Il prossimo anno a Natale io vi mando delle pantofole, tutte sinistre. E poi vediamo, va bene? Comunque... Grazie CrazyTube, la maglia è bellissima. Oscar, vi seguo dall'inizio, grazie Oscar. Dall'inizio dico... Salutate Cicciolus. Chi è Cicciolus? Si è scelto da solo sto nome, scusa. Comunque, dicevamo, io mi trovo in una condizione tremenda perché sto sotto, ma veramente sotto con For Honor. Ma proprio ci sto andando sotto in una... Mi sono messo a studiarlo il gioco. Proprio ore e ore a combattere sempre con lo stesso nemico per capire il moveset. E poi mi esce Horizon Zero Dawn. E poi mi esce Berserk. E poi mi esce Nier Automata. Sto cercando tutti, guarda. Non credo che funzioni, sai? Però magari stai danneggiando l'obiettivo, questo è possibile. Dici? Potrebbe. Quindi non lo fare troppo. Sarebbe bellissimo romperlo in live. Tanto poi ci abbiamo l'altra. Sì, ma io non girò mica 60 euro. Ciccio Play 89. Quale corso? Prenderete Ghost Dragon? E quello è un altro, mannaggia Ghost puttana. Dragon! Quello è certo che lo prenderemo. E che cosa giochiamo insieme? A For Honor o a Ghost... Vabbè, no, beh, Ghost Dragon gioca insieme meglio di For Honor. Beh, no, dai. Dalle soddisfazioni, For Honor. Sì, però For Honor non è buggato come la merda. Invece Ghost Dragon, quello fa ride. E come su... Allora, noi abbiamo... Vabbè, ma è For Honor. Per l'onore! Sì, vabbè, lì ridiamo, però... Cioè, Ghost Dragon ci riempiamo 7 episodi di Bugs and Wins, così, con quel gioco là. E Horizon sì o no? Lo prendo. Per noi è sì. Perché anche se non è un gioco originale, non lo è, è il meglio che c'è su piazza. Cioè, fatto proprio da Dio quel gioco. Da Dio. Da Dio. Da Dio. Pensavo fosse Guerrilla, vedi un po'. In cui lavora Dio. Ed è il lead designer, credo. Noi eravamo così entusiasti di un gioco sul comparto tecnico da quando Crytek faceva le cose di testa sua. Perché poi Crytek è stata comprata da tutti. Poi credo che Crytek sia morto. Cioè, proprio le persone dentro Crytek adesso preferiscono vendere al mercato, proprio. Cioè, se sono arrivati a farsi fare una recensione quasi stroncata da noi su Robinson The Journey... Vuol dire che qualcosa non va in Crytek. Alessandro, apriamo un capitolo. Amate il vostro gameplay di Peggle in inglese. Ma ci credo, hai imparato anche tanto. Tante persone l'hanno amato, però molti, forse un 5% abbondante, l'ha odiato quel game.
Forse perché pensavano che parlassimo per tutto il tempo in inglese. Cioè, fateci sapere, perché io me lo sono rivisto il gameplay e sono schiattato di risate da solo. Perché spesso succede che i gameplay più divertenti io e noi ce li rivediamo e ridiamo appresso come scemi. Cioè, ridiamo delle stronzate che diciamo. Quindi, secondo me ha funzionato molto bene. Quando uscirà il nuovo Bugs and Wins? Dipende da quando prendiamo un gioco con dei bug divertenti. E io credo che Wildlands sarà il momento giusto. Noi prenderemo Wildlands, ne prenderemo due copie. Leggete una traccia del vostro libro maestro della punteggiatura confusa. Non ce l'ho. Non ce l'abbiamo qua. Dovremmo ricomprarli per metterne un paio giusto qui, sì, per tenerli così. Io di solito ce li ho sul tavolo del mio studio a casa mia, perché quando faccio le live ogni tanto un verso o due del maestro. Semplicemente grandi per ora giocate a Peggle. No, che ore sono? Aspetta, prima For Honor. Aspetta. Volete For Honor? Vogliono For Honor. Ha fatto morire. Giocate ad Assetto Corsa. Non parte quel cazzo di gioco. Abbiamo giocato. No, ma ci sarà il gameplay. Sì, uscirà. Uscirà un gameplay di Assetto Corsa. Non questa settimana, non la prossima settimana, ma uscirà un gameplay di Assetto. Che poi gameplay. Uscirà un gioco dedicato a Assetto Corsa. Con una GTX 950 For Honor gira bene. Beh, ma non ho dubbi, perché quel gioco è ottimizzato da Dio. C'è sta Prisca che ha fatto lo Stropol di sua iniziativa. Proprio ormai. Madonna, sono delle macchine. Ormai lei sa, ormai ci legge nel pensiero. Vi è piaciuto Peggo in inglese? Sì, of course. Posso votare? Sì. No, non voto. Vabbè, vediamo a vedere. È piaciuto a quasi tutti, però. 87%. No, Maron 14%. È una cosa soddisfacente, devo dire. For Honor o Peggle? Ormai sono la stessa cosa. For Peggle con le palle si gioca. In realtà io non vedo lo, cioè mi piacerebbe uno spin-off di For Honor. Ascoltate questa mia idea che secondo me può funzionare. Ubisoft, ascolta questa mia idea che secondo me può funzionare. Uno spin-off di For Honor Soul-like. Cioè un Dark Souls con i mostri, con le creature, ma col combat system di For Honor e soprattutto con la camera di For Honor, con la videocamera di For Honor. Per me fate il capolavoro totale. Non mi frega neanche un cazzo della lore. Metteteci le carote per terra, non me ne frega niente. Ma voglio quel combat system in un single player di quel tipo. Sarebbe il top. Sinergo, che ne pensi di Good Morning Vietnam? Bellissimo. No, notizie di Rick e Morty Season 3 non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo, ma abbiamo provato il gioco per smartphone di Rick e Morty, bellissimo. E uscirà tra poco un video che tratta di 7 giochi della Madonna per smartphone che abbiamo trovato, perché noi cerchiamo come procioni nella monnezza e tiriamo fuori dallo store Android e no cose veramente di alto livello. Volete un po' di hype per il video di giovedì? Sì o no? Voglio sapere solo sì o no. Scrivete sì o no. Scusate un attimo, devo interrompere un attimo la visione. Un attimo. Perfetto, dovevamo solo concordare. Perché io lo so cosa esce giovedì, dovevamo solo concordare. No, vediamo, non sono morto. Oggi ci sono un sacco di black screen. Sì, perché ci sono tante cose che ci dobbiamo dire in segreto. Sì. For Honor, vi prego. Dai ragazzi, adesso entriamo in For Honor e poi ci facciamo una bottarella a Pegle. Allora, sì, hanno detto tutti sì. Facciamo un bel video giovedì. Abbiamo fatto una configurazione per PC. Aprite bene le orecchie, perché abbiamo fatto spendere un sacco di soldi a Netcomputer. Cioè ormai net computer, noi diciamo ci serve una bella configurazione per fare un video. Sì, su che fascia la dobbiamo fare? Perché così mi prendo i pezzi. 6.000 euro. Ma chi me li porta le configurazioni PC da 6.000 euro? Si chiama giustamente la useless 6.000, perché è totalmente inutile. È solo una configurazione inutilmente costosa. Però ci siamo divertiti ad assemblarla, a vedere tutti sti pezzi super costosi. Vabbè, vi facciamo vedere come è fatto dentro un'inutile macchina da gaming da 6.000 euro, visto e considerato che al momento con 1.300 euro giochi a tutto e pure in VR. Allora, però devi spenderne altre 1.000 per il VR. Vabbè, quello è un altro. Facciamo una cosa, apriamo il nostro Uplay e prepariamoci a fare un doppio su For Honor. Devo andare di là? Per forza, se lo vuoi fare da qua si può fare. Ma io stavo bene di là. Gira lo schermo e gioca col gamepad. No. Giusto? No. Come no? No.
Non ci riesco. Se no facciamo il duello dalla stessa inquadratura. Secondo me chi non sta in prima persona busca tantissimo. Eh no, come fa? Poi si cambia l'inquadratura, non si vede più un cazzo. Eh no, perché tu comunque ti vedi, ma ti vedi lontano. Secondo me è un disastro. Appunto, no, cioè, busco forte. Sì, allora, sì, si prendono un sacco di mazzate. Allora, che facciamo? Il nostro solito gameplay dell'onore? Ma versus o... Facciamo io e te contro qualcuno che deve morire, magari livello 3. Non lo facciamo online? Ah, online no, perché no, facciamolo con i bot, però li mettiamo livello 3, però non mettiamo gli shugoki e le bestie. Mettiamo personaggi tranquilli, però livello 3. Così abbiamo una speranza. Ah, una cosa importante. Sabato uscirà... ovviamente l'episodio di YouTube Money 2, del secondo episodio di YouTube Money 2, e la sera alle 10 per tutti gli amanti di This War Online inizia la serie, quindi siccome me l'avete chiesto in tanti, io vi dico che rinizierà la serie. Ma Faraone non mica sta aggiornando? Intanto, Sinergo, prova Sara in Missing Smartphone, potrebbe piacerti. Smartphone? Nicola. Sinergo, racconti una barzelletta bella. No, questi già sono stati letti. Sinergo, l'anno scorso ho scaricato arma, ho mirato e adesso sto per sparare. Sono emozionato. Quello è simulati i soldati nella realtà. Questo è simulativo. Le cose lente e macchinose sono dette simulative. Attenzione. Bene, sta scaricando un aggiornamento. Sto a vedere. Ragazzi, è una cosa. 4 giga! Ok, stoppalo perché non si può giocare a For Honor. Ok, non possiamo giocare a For Honor perché sta scaricando una. È la 1.3. Ah, quindi... Però possiamo leggere in diretta le note della patch che mi interessano molto. Quindi ce l'abbiamo in culo, mi stai dicendo forte forte. Allora, per lo Shugoki è stato fissato un bug che causava la perdita da parte dei giocatori dell'hard to kill, della feature hard to kill. Praticamente quando lo Shugoki arriva verso la morte, diciamo, si avvicina a tirare le cuoia, cioè il momento che mi piace a me, il figlio di puttana entra in una modalità che non si ammazza più. E c'era un bug che ogni tanto annullava questa cosa, motivo per cui a volte ho anche vinto contro degli Shugoki. Orochi e Berserker. Bug, area di effetto, ground fits, not working. Ah ok, praticamente Nobushi, cambia qualcosa a Nobushi. Orochi, Dual Brawl. Io avevo sentito che avrebbero... Nobushi è perfetto. Io avevo infatti pure Peacekeeper. Che cazzo hanno cambiato su Peacekeeper? La pacificatrice? Edione da beta. Vabbè. Ah, vabbè, hanno cambiato le statistiche di alcune. Un accoltellamento più 15 di sanguinamento, danno da sanguinamento. Sono piccoli aggiustamenti in realtà. Voglio vedere se hanno cambiato. Io voglio vedere se hanno cambiato quei cazzo di spezza guardia. Perché sono tremendi. Allora, su console è un disastro. No. Gli spezza guardia li hanno messi sulla X, il tasto X, questo qui. Però tu per pararti devi tenere il dito sullo stick. Quindi per fare lo spezza guardia devi lasciare qua, volare sulla X, ed è difficilissimo. Dovrebbero mettergli qualche millisecondo in più, perché sennò è un disastro. Va bene, a questo punto ci rimane una singola cosa da fare. Accontentarli per l'ennesima volta con lo spogliarello delle 7. Con Peggle, ragazzi, Peggle. Non mi spoglierò mai su YouTube. Questo l'ha già fatto Marco Merrino. Più volte. Apriamo Peggle. Giocata a Street Fighter. Allora, sta per arrivare nuovo Tekken, ragazzi. Noi non vediamo l'ora perché siamo grandi amanti di Tekken. Questo non vuol dire che siamo bravissimi, attenzione, perché voi fate confusione tra queste due cose. Ragazzi, io sono stanchissimo oggi. Pure io. Non vedo l'ora di andare a casa perché devo anche provare Berserk. Solo che ho voglia di giocare a For Honor. Ah, e devo andare avanti a Horizon Zero. Ah, e mi devo vedere la terza stagione di American Horror Story. Che cazzo devo fare? Stasera mi sa che inizio.
Bravo, domani mi farai sapere. Comunque, tieni presente che la seconda è due volte meglio. Okay. Allora, aggiungiamo il gioco. Screen capture, screen capture, ecco qui. Ah no, c'è però aspetta, andiamo nell'altra cosa. C'è quelle Legit Gamer. No, perché non c'è la camera? L'altra camera. Ah, ok, ok, ho capito dove sta. Sposta una cosa. Ho capito, si è nascosta come una lurida puttana tutta da un lato, ok. Facciamo come le Gear Games, mettiamo il gioco piccolo, ecco così, e poi noi ci mettiamo così. Ma noi grandi, con l'inquadratura dall'alto, non tutte le Gear Games, perché sennò roviniamo la categoria. Invece in categoria ci sta pure Saretta, che no, perché Saretta fa la brava, è tranquilla, fa le cose come si deve, non è vulgare. Allora, Saretta Zetoc, Curo Lili, salutiamo. Salutiamo Curo Lili, che è l'unica girl gamer che non utilizza i capezzoli per fare visualizzazioni. È semplicemente brava. Allora, duello. Livello casuale. No, in realtà ce ne sono diverse girl gamer che hanno deciso di non usare la pucchianna come... come... però, a metà del... Lo sfondo! Vogliono lo sfondo. Scusate ragazzi, adesso vi metto uno sfondo. Mo li perde 5 minuti, sai, mi faccio i cazzi. No, 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 vogliono lo sfondo, ma c'hanno ragione, sono stati abituati bene. Quando uno è abituato bene. Ora faccio una cosa su Telegram. Posso dedicare uno sfondo a un grande della musica? No. Eh? No. Posso? Perché secondo me ragazzi, è una... non mi va di vedere mentre Sinergo mette lo sfondo. E quindi mando un... Allora adesso metto un'immagine, voi non sapete chi cazzo è, ma io so chi è. Chi cazzo è? Eh? Chi cazzo è il mandolista solitario? Chi è? Ragazzi, questo è un grande della musica. E molti penseranno che io stia prendendo per culo, ma non è così. Ma chi è? Eh? Senti. Ma che cazzo stai combinando? Senti, la tua, la tua ignoranza musicale. Perché si è spostata qui questa? No, devi... vabbè. Ma chi scusa, è? Eh? Giovanni Ubattarix. Ma Giovanni chi Ubattarix? No, Giovanna. Vi piace? Chi lo riconosce? Albano. Ma no, ma perché Albano? Albano, Albano è riconoscibile. Questo, poi ve lo dico chi è. Poi ve lo dico. Allora, parto io con un tiro. Uè, quanto è bello è stu uomo. Vai, vai. Spero ispirato. Perché? Perché? Io c'ho la frigalla. Io c'ho il capricorno. Eh sì. Palle, capricorno de merda. Guarda là, c'hai il verde però a portata di corno là. No, non ce la faccio. È morto leone di Lernia. No, non lo metto proprio perché è morto. Non mi sembra bello mettere un uomo appena defunto durante una partita di Peggle. Lo fa... No, mammi de scrofa. Però c'hai culo, eh. Guarda là, guarda. Non è Induccio e non è leone di Lernia. È Fiore. Porca troia. Beh, è finita a rompermi i maroni. Poteva fa tutto quella parte. Via. Bello sto tiro. Ti è piaciuto? Bello. Bello sto tiro. Buddy Valastro. È Buddy Valastro? Assolutamente no. Cazzafa del Cristone. È sempre il cazzafa del Cristone. Quindi te un ammucca. In bianco e nero, vabbè, la prima comunione. Oh, è finito, scassare. Sì. Io sono decentralizzato qua. Decentralizzato, è come il riscaldamento dei vecchi. Fammi vedere se lo metto in buco. Dai, ragazzi, porco giù, nessuno lo conosce, davvero. Questo è un genio. No, maledizione. Ho fatto uno schifo, Cristofare. È Giovanni Mucciaccia, è Gigione. Ragazzi, state sparando a casaccio. Chuck Berry e Gemi, cazzo d'onde. La vostra cultura musicale mi sta deludendo. Umberto Tozzi. Ma no, ma perché Umberto Tozzi? Cantante degli Oasis, Pippo Fran. È Totò Savio. Sì, Richard Ashcroft. Ma tu che cavolo, ma la smetti? Sto facendo un botto. Ragazzi, io non sto guardando però, mi state distraendo, E Totò Savio, oh, grazie a Dio, uno che ci è arrivato. È Totò Savio. Totò Savio. Porco. Ed io ripenso con tenerezza ormai al sacco a pelo dove la chiavai. È un poeta Totò Savio, ha fatto delle canzoni. È bellissima la... Scriveva musica per gli Squallor. Quindi, ah, cazzo, alto livello, quindi. Sì, alto... io sto a 8000, lo capisci italiano?
Hai rotto pure i coglioni, però. Ah, certo. Oh, fa... oh, ma io non lo so. Oh, ma perché mi fai incazzare ogni volta? Allora, aspetta, si fa così, guarda, mo. Faccio. Ele. Grazie per questa festa estrema. Che però non ti farà mai recuperare. Vola oltre l'infinito! Ed oltre i 5000 soprattutto. No, no, no! Da, cambia la fisica del signore, Dio! 6000 punti di festa estrema. Ma posso procedere io in vita mia così? Benvenuto nel mio regno, perché pure io faccio i tiri là dentro. Ah, il drago contro il gufo, e il gufo gli esce subito. C'ha la scrofa. Per me Horizon Zero Dawn sarà un flop. Ma non è possibile che sia un flop, ragazzi, è fatto bene. Non posso fare quello. Però posso fare questa cosa. Vai, gufo! Sì! No! No! Sì! Hai fatto un sacco di punti. Sì, ora! No! Buono, merda! Buono così, zitto, zitto. Zitto. Vorrei citare un porno, ma... zitto! No. Zitto. No, un altro porno, quello. Comunque. Che tiro di merda, non so se hai visto che tiro di merda. Io ho visto il tuo tiro di merda e sono compiaciuto alquanto. Vai, vola, ragazzi. Vola su, vola nei lampi di blu. Ecco, ragazzi, io oggi sono molto stanco. In più sono stato in qualche modo coso dai vostri commenti. Dove coso è un aggettivo distantivo da adesso. Sculatissimo. E sono sempre sculato. E mo ti esce il verde che è giustamente a portata di mano. Perché no? Doveva piarne un'altra. Mannaggia la socca. E guarda che tiro di merda. Guarda che questo ti fa il disastro. Ti fa. Se non ti fa pure la festa estrema. Sto gufo di merda. Come faccio con la festa estrema? Rimbalzo il gufo di merda le può fare ste cose. Vai, gufo, io credo nella tua potenzialità. Buono così, buono così, buono così. Aspetta! That's what she said. No! Ma dai, ma che cazzo! Ma porca mignotta, ma no, non è possibile! Ti è andata bene. Amico mio, ti ma è che andata... rimbalzo sta facendo sta palla infuocato? Rimbalzo tipico mio, da 5000. 50.000 punti, oh, porca merda, oh. Sto ancora in vantaggio? Sì, sto ancora in vantaggio. Ultimo, si fa combattuta la situazione, guarda dove è capitato il verde. Ho il castoro. Potrei puntare. Redez scalato. Aspetta. Io sono sempre sculato anche con un A, eh. Bella. Era esattamente. Buono. Buono. Buono così. Buono. Che c'ho io? Splork. Chi è Splork? Splork è l'alieno. Fai un disastro. Ah, la fai Madonna un disastro. Satana. La Madonna Satana. La Madonna Satana. Sta facendo dei crossover. Allora, guarda, io sono stanchissimo. Non credo di farcela metterlo dentro. Gli scappano pure le citazioni porno, capito? Da quanto è stanco. Comunque domani dovremmo riposarci. No, te l'ho detto, io non ce la faccio. Ma il tuo culo sì, però. No, dai, avevo vinto con quel tiro. Io sono stanchissimo, raga. Oggi è veramente dato, proprio dato. Voglio dormire per tutto il tempo. Porca merda, porca. Non sta prendendo niente. No, vabbè, io ci ho dato male, ci ho dato malissimo. Che cazzo faccio lì? Cazzo faccio? Prendi l'alieno, comunque lui fai punti, stocchi là. Non è che sbagli, fai un bel tiro. Ma guarda che questi stanno tutti sincronizzati. Signorco, l'hai visto? Fregna della mamma, vai. L'hai visto Undisputed 3? Boica, boica, boica. E stanno facendo il 4, non vedo l'ora. Tu non l'hai visto in disco del 3. Purtroppo è solo in inglese. Non l'ho preso! Non l'ho preso! Viola di merda! Non l'ho preso! Un liquore che beve, bla di merda. Allora io ci provo, ci provo, ma è difficile. Più o meno. Più o meno. Là fai un disastro. Sì, ma ripeto, non riesco a calcolare niente. Non ce la faccio. Cioè, sto stanco forte, non riesco.
Oggi Redez ha dei problemi. Il bello è che ti allargo tutti i buchi. Come... Però ogni volta che parli dici qualcosa di compromettente. Sei stanco, però il tuo cervello lavora. Oddio, dai, ma non posso perdere così in modo imbarazzante. Come vi è venuta l'idea di Peggoli in inglese? Volevamo fare cultura, insegnarvi un po' di lingua. Ma dai, ma mi rimbalzi come il cazzo nel culo! Disse Redez, conscio del fatto che il livello di pornografia fosse ancora basso in questa live. No, vabbè, ma non c'ho, oggi non c'ho proprio. Non... C'è anche da dire che io sto giocando benissimo. Ma io è dall'inizio che non c'ho proprio. T'ho lasciato pure la festa estrema, ma che vai trovando? Però voglio prendere quel viola. Porca di... Mo, se qualcuno dice... No, guarda! Non l'ho preso. Puoi farla tu la festa estrema, e anzi, puoi fare una gran festa estrema. Io non posso vincere a meno che non faccio una cosa di quelle spettacolari. Che oggi, voglio dire. Che oggi non mi riuscirà. Ragazzi, perderò. Tira senza pensare. Perderò, ma perderò con onore. Cioè perderò... Indicativamente... Da... No! Potevo farcela. No, volevo fare l'ultimo tiro. Vabbè. Ah, non ce l'ho fatta. Se avessi preso quel viola, ce l'avrei fatta. Vabbè. Ma oggi sono troppo stanco. Sono troppo stanco. C'è tempo per farne un altro. Guarda, adesso può. Cioè, a meno che non. Tu non ci devi pensare. Vedrai che tutto andrà bene. Non arriva una botta di energia alternativa. Che ne so, una Red Bull, una cosa di questo genere. Perché. Tiro di me. Ah! Rancio contro gran. A meno qua non si muove niente in gula Eva. Almeno qua non si muove. Questo senza draghetto qui è. Ragazzi, ma io sono. Stiamo a fare la gara a chi fa i tiri più di merda. Vorrei prendere quel verde, ma non credo che lo prenderà nessuno, sai. Ci hanno messo proprio in un punto dove non si prende niente. Io da bravo coglione ero ad aspettare live su Twitch. No, non sei coglione, sei semplicemente abituato e quindi giustamente andavi. Ma sono diverse settimane che non facciamo più live su Twitch. Bella. E vaffanculo però. Però più di così tu hai messo tutta sopra, giusto? Quindi non... Aspetta. Mo ce la puoi fare perché c'è il rimbalzo completamente diverso. Così. Però adesso ce la puoi fare tu. Così lo prendi. Sì. Però non ci ho pensato. Guarda Cristina da Vena. Tanto ormai Yoka perde io. Attenzione. E invece. Inaspettato come un fulmine a ciel sereno. Guarda lo come si ficca tra le palle. Nei pertugi così. Mi sono ficcato tra le palle, ragazzi. Comunque, decontestualizzate le cose che diciamo giocando a Peggle, sono veramente oscene. E dai! E che culo di merda, però! Sì, scusami. Ma ho fatto un tiro proprio perché per voler testare la mia bravura così, a questo livello di stanchezza che oggi è altissimissimo proprio. Però, cascasse il mondo! No. E dai, ma che culo che c'hai, ah! Però devo prendere almeno un rosso, almeno uno. Non dico che Cristo! Oh, non ho piato, manco niente. Un rosso. Allora, io adesso provo a fare. No, va bene. Sinergo, fai un veloce recap di tutti i modi che conosci per dire fregna. Molti li ho inventati per la serie di. Madonna, che bella partita. Complimenti. Io sono stanco, ce l'ho il vattaffare. Vai, no, Dicevo, domani dovremmo riposarci un pochino, fare cose meno pesanti. Ma domani non sarà pesante allo stesso modo, se non peggio, perché dobbiamo finire di vedere delle cose. Vabbè, però. Domani Cristo Re cazza fa bla 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 bla. Posso fare una maglia con scritto Cristo Re? Penso di sì. Amo Gesù. Penso che se la comprano tipo quelli dell'ex Azione Cattolica, questi qua, però non lo so. Forza Gesù, ecco. Dai! Madonna! Non ho preso il verde! Non l'hai preso il verde.
Ma l'ho mirato, ho preso quello per primo. Ma vedi che sto stanno. Oggi, ragazzi, no, sono proprio il devasto proprio fatto per su. Pam! Ok. Cioè, poi ti rilancia i... O comunque Once Upon a Time è arrivato a livelli di invergognosità altissimi. Ci hanno messo pure Crudelia Demon. Addirittura. Che ha il potere di soffiare il fiato verde sugli animali e quelli obbediscono. Capitano. Ce la facciamo. Però mi prende. Anzi, perché tu sei stanco, ma il culo no, capito? Ma come? Ma che culo? Ma di che stiamo parlando? Una volta che ho tirato in un punto dove doveva me prendere il viola, no? Sta mappa è infingarda e stronza, però. €200 il microfono. E come? Niente. Al culo. Non riuscirei manco a fare un... Bello, fare un 25 comunque. Mi è piaciuto un sacco. Lisci, come sono stanco anch'io un po'. Io non ho parole, ragazzi. Io sono devastato da certe cose. Che cazzo. Mo c'è in ballo una festa estrema. Tampiri, tizi. Sì, festa estrema che io non farò mai, però. Non lo so come tu riesca proprio a farlo in the world for the fuck. Ah, io sto a palle zero, quindi l'ultima è la tua. Ma potrei sparare la palla a cazzo qui. Ma guardano, sperare in Dio. Ma guardano la chat. No, Maria, non la guardiamo la chat, non ti preoccupare. Assolutamente no. Perché la Rai è registrata. 75.000, sto vincendo la run dei poveri, anche detto. Oh, comunque mi devo rivedere la vecchia live, perché non l'ho vista. I primi 2 minuti fanno ridere un sacco. Perché cosa c'era nei primi 2 minuti? Tanta ignoranza. Poi c'era la bombiola passi. Ha pure sfiorato il verde, quindi poteva pure risolversi bene sta situazione. Io non parlo più. Potevo fare molti più punti, però ho preferito togliergli il verde, perché su sta mappa l'unicorno è pericoloso se ha il suo potere. Ma non ti preoccupare, perché tanto, cioè voglio dire, sono le palle che mi spingono verso fuori. Ecco, vorrei non averlo. Nonna del signore. Daniel, quando è arrivata una live con Frausa, io, Tobi e Maiku? Presto. Molto presto. Cioè, oggi non posso vincere. Non ho proprio le facoltà per vincere. È culo, 3900 punti in tristezza proprio. E la run dei poveri. La non run so. Dei poveri. È un po' angosciante in effetti sta partita. Io ci speravo moltissimo. Guarda che punteggi, 22, 5.000. Ma come faccio a giocare in queste circostanze? Come? Oddio. Secondo me mi sto ammalando, C'ho questo... Pure io però. L'ebbo. Speriamo che non ci ammaliamo, perché noi sto weekend abbiamo da fa. No, ma tanto pure con la febbre a 30.000. Enzo, guidi tu e passa la paura. Sì, se mi ammalo io? No, ho detto no. O uno o l'altro si deve ammalare. Sì, va bene, dai. Poi la marmotta dove la mettiamo? Come si chiama? Il cioccolato! Redez, ultima palla, angula mammita. Vai, vai, fammi vedere. Fai sta festa estrema. Ma come la faccio la festa estrema? Anco volendo. Ma è l'ultima partita questa. No! Ci ho creduto per un attimo. Però vinco. Vinco. Ma veramente? Vinco. Ha vinto di un cazzo vinco! Di niente. Ha vinto Redez, ragazzi. Va bene, allora, quanto manca? Allora, possiamo farci però, senza fare il torneo completo, perché non abbiamo tempo, possiamo farci...